Wow ragazzi, che atmosfera! Siamo tornati nel nostro studio e siamo completamente avvolti dall'atmosfera natalizia. Bentornati ad un nuovo appuntamento del Dormiti Show! Johnny, non possiamo fare finta di niente. Tutto ciò che ci circonda ci ricorda il Natale. Sì, la produzione, Giada, si è davvero superata. Dalle lucine, a questo alberello. Alle palle con i gormiti. Guarda che belle che sono. Ma l'albero è così grande, così bello. Wow, vediamo cosa c'è un po' da vicino. Allora. Guarda, guarda, abbiamo il pandorino. Wow, ma Giada, guarda quanti regali qua sotto. Ci sono già regali di Natale, wow. Ma la cosa più bella sono le palline dei gormiti. Guarda cosa c'è di fianco. Ma c'è Titano! Ma basta questo Titano, Giada, basta! Facciamo una cosa, io mi prendo il pandorino e me lo mangio. No. Me lo mangio! No, a fine puntata ce lo mangiamo assieme. Ma adesso dobbiamo dire una cosa molto importante. Per la prima volta in studio abbiamo un ospite. Sì, un ospite che qualcuno di voi potrebbe avere già incrociato sui social. O qualcuno di voi potrebbe aver visto già qualche suo disegno. Sì, perché è di un'amica che stiamo parlando. È una studentessa di quinta liceo artistico. Vorrebbe fare la fumettista e l'animation designer. E anche un profilo Instagram dove ci sono un sacco di suoi disegni. Non ci resta che presentarvela. Oggi in studio con noi c'è Carlotta, meglio conosciuta come Charlotte Drawings. Wow, intanto Charlotte, grazie per essere qui con noi. Grazie mille di avermi invitato. Come ti senti ad essere sul set dei gormiti? Beh, davvero emozionata, soprattutto in un set così gormitico. Eh sì, ragazzi, voi dovete sapere che Charlotte ci è venuta a trovare alla fiera G come giocare a Milano e ci ha portato i suoi bellissimi disegni. Sì, per esempio, per realizzare Zephyr ho utilizzato una vasta gamma di sfumature su un cartoncino da spolvero. Cartoncino da spolvero. E come secondo disegno, Giada con Titano, il tuo preferito. È il mio preferito questo. Scusate se vi interrompo. Io dove sono? Beh, potrei disegnare anche te oggi. Questa è la notizia gormitica. E come ultimo disegno, la torre degli elementi. Wow, e l'ha fatto tutto con la matita. Sei davvero bravissima, Charlotte. Grazie. Sono tutti davvero bellissimi. Infatti, quando ti abbiamo conosciuto alla fiera G come giocare, abbiamo subito pensato di presentarti alla produzione, che vedendo la tua passione per i gormiti, ti ha invitato. Eh sì, ragazzi, oggi lei si trasforma in una sketch artist. Diventerà la nostra disegnatrice di scena. Io non vedo l'ora di vedere tutti i disegni. Anche io. Ok, allora vado a disegnarvi. Scusa, ma gliel'hai insegnato tu? Sì. Comunque, Carlotta si è portata un po' di materiale per immortalare alcuni momenti durante la giornata. Quindi, Johnny, non fare troppe facce buffe. Scusami, ma sei tanto simpatica oggi, eh. Comunque, andiamo avanti, che c'è un programma fittissimo da seguire. Hai assolutamente ragione. Restiamo in tema natalizio. È arrivato il momento di fare l'unboxing del calzettone dei gormiti. È proprio quello che intendevo. Giada, apriamo la mia calza. Va bene. Allora, vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro. Taglia. Vediamo. Wow. Vediamo che cosa c'è. Allora, questo è l'orologio proiettore. E che cosa proietta? Praticamente proietta il tuo personaggio, il personaggio preferito. Che bellissimo. Bello. Vediamo, aspetta. Cosa no, c'è? Ma c'è il pallone dei gormiti gonfiabile. Lo possiamo usare in spiaggia quando andiamo al mare. Sì, che vale, non vedo l'ora. E poi vediamo cosa c'è qui. Facciamo... Oh! No! Ma questa è la torre degli elementi in cartone. È bellissima. Sì, si può costruire e prende la sua forma. Meravigliosa. Ma guarda, ci sono ancora altre cose. Cosa c'è? Ci sono i collezionabili. I collezionabili. Ma aprilo. Dai, ti aiuto io con la forbice. Vediamo. Sì, meglio. Oh, vediamo cosa c'è. Ti ho trovato. Siamo Titano. Bene. Titano. Vediamo cosa c'è qui. Ce ne sono altri. Ma quanti ce ne sono? Ce ne sono tre. Ragazzi, sicuramente è un bellissimo regalo per la Befana. Ma adesso abbiamo noi un regalo per voi. Wow, che bello colorare i disegni dei gormiti. È proprio questo il regalo che ci hanno fatto i disegnatori dei gormiti. Se volete scaricare anche voi i disegni, dovete andare nella descrizione del video e troverete il link. E tu, Carlotta, cosa stai disegnando? Non me lo posso ancora dire. Sto colorando bene il mio Titano. Sì, però ricordate di non uscire fuori da bordi. Ecco, ricordatelo. Okay. E ti piace il mio Carrion? Ma gli hai fatto le scarpe rosa? Come? Ma gli ho fatto anche il sole. Ma il bello è proprio questo, che possiamo colorare a nostro piacimento il nostro personaggio. Comunque, ti piacciono le sfere che abbiamo sull'albero di Natale? Sì, sono davvero molto carine. Le abbiamo fatte in questo modo. Abbiamo preso delle piccole sfere di plexiglass, le abbiamo aperte e abbiamo inserito il personaggio all'interno. L'abbiamo fissato con della colla calda. Mi raccomando, fatevi aiutare da mamma e papà,
Poi, per simulare la neve, abbiamo usato delle piccole palline di polistirolo e abbiamo chiuso le sfere con un bellissimo nastrino rosso. Cosa state aspettando? Fatele anche voi insieme a mamma e papà. Vedrete che il vostro albero di Natale sarà bellissimo insieme ai vostri disegni e alle palline gormitiche. Oh. Johnny, ma perché ti sei vestito da Babbo Natale? Ma è ovvio, Giada, perché siamo sotto Natale e volevo farti un regalo. Un regalo? Mm-hmm. Ma grazie, ma non dovevi! Cerco il regalo e te lo do. Dai, vediamo, che sono curiosa, fammi vedere che cos'è. Ti regalerò una bellissima sconfitta con i collezionabili. Ma io che pensavo mi facessi un regalo vero. Guarda, se la metti così, anche io questa volta ho una sorpresa per te. Ma come ti sei vestita tu? Elfa contro Babbo Natale. Ci sto. Vai, apriamo. Apri. Allora, vediamo un po'. Che hai trovato tu? Io ho trovato Koga. E io ho trovato Gred. Sotto il piede un numero 2. Sotto il piede anche un numero 2. Vediamo un po' nella card. Nella card cosa hai trovato? Il numero 6. Anche io, giuro! Anche io, te lo giuro! Numero 6! Per la prima volta, ragazzi, siamo pari! Per la prima volta siamo pari! È Natale, forse per siamo pari! Siamo pari, ragazzi, è Natale, è Natale. Basta, dai, io sono contento con quello. Scrivi qua, scrivi qua, pari. Ragazzi, è Natale davvero. Devo scrivere il punto, però, aspetta. Sì, vai, 6 più 2, 8. Ops. 8 e 8. Ho scritto un 8 un po'. Guarda, sono davvero contento di questo perché finalmente non siamo in guerra. Vedi, è un regalo di Natale. Anche i gormiti ce lo fanno. Eh sì. Ho appena finito di inserire il codice di Koga sul sito. Allora, controlliamo sull'app. Dovrebbe averlo sbloccato. Sì, è sbloccato! Dai, allora giochiamo. Vai, allora, andiamo in arena. Facciamo così, teniamo Akilo, Siro, sostituiamo Trito. Va bene. Allora, si fa così, te lo ricordi, sostituisci. E lo scegli. Koga, esatto, X. Pronta? Vai. Combattiamo. Allora, ti raccomando, voglio vincere. Eccoli qua. Allora, fight. Iniziamo. Vai. Vai, Hirok. Vai. Koga, tira. Dai, devi distruggerlo. Guarda, stai già perdendo. Ma no! Perché spiega? C'è uno scu... Ah, no, perché lui usa le trivelle rotanti. Sei pronto? Mo' li cambio di posizione, eh? Ecco qua. Vai, combatti, vai, grandissimo! Guarda che sta per perdere, lui si sta annebolendo. Sì, sicuro. Ma sai perché? Perché io che uso le trivelle rotanti, quindi va nell'altro campo. Vai, dai, ma sconfitto! Vittoria! Ma è davvero semplice giocarci. Sì, ma a proposito di semplicità, oggi vi vogliamo parlare di un elemento molto semplice per la sua conformazione, il ghiaccio. Che poi ghiaccio non è altro che l'acqua al suo stato solido. Abbiamo tutti a casa il ghiaccio. Ad esempio, se voi aprite il vostro congelatore, sicuramente troverete dei cubetti. Ma lo sapete che si attaccano alla nostra pelle? Perché questa contiene umidità, che si congela una volta che ha contatto con corpi con temperatura meno 20 gradi. Ma a proposito di ghiaccio, mi sono appena venuti in mente gli iceberg, ma ci pensate? Gli iceberg sono immensi blocchi di ghiaccio che una volta che si staccano dai ghiacciai di poli vagano in mare fino a quando non si sciolgono completamente. Sapete che i ghiacciai dell'Antartide si stanno sciogliendo a una velocità mai vista prima? Sembrerebbe che entro la fine del secolo il livello dei mari si alzerà di parecchio e ci saranno gravi danni per tutte le coste del mondo. E molti scienziati, tra l'altro, ritengono che il nostro pianeta si stia riscaldando a causa dei gas serra che emettiamo nell'atmosfera. Se la temperatura continua a salire, i ghiacciai si scioglieranno e ci saranno moltissimi allagamenti. Eh sì, ma voi bambini state pensando cosa possiamo fare nel nostro piccolo per aiutare il nostro pianeta? Potreste chiedere ai vostri genitori di andare a fare la spesa in un posto vicino e magari a piedi. Esatto, se no, se siamo in casa, di spegnere la luce se non ci serve. Wow, la torre! È sempre bello giocarci! Ma guarda, stanno arrivando i Darkas! Io direi di proteggere la torre. Allora, io ho schierato Typhon, Vulcan, Kark e Hydros. Io Urik, ma devo assolutamente far allenare Zephyr. Vai. Così è bello forte. Forte che è. Adesso che sta arrivando Gred, mandamelo un po' qui. Vai, colpiscilo. Guarda colpiscilo. Che lo colpisco con la cannone dei reti. No, non parte. Sì, colpito! Ecco. Dai, imprigioniamolo. Vai, trappolo. Tutte. Facciamo una cosa. Che cosa? Infumichiamolo, vai, nel fumo. No, dai, vai. Dai, sì, vai. Ecco. Vai. Ciao, Gred. Ciao. No, guarda, uno spiedino. Certo. Ma poverino. Va bene, mettili. Adesso, Giada, devo presentarti un personaggio. Oh, uno nuovo. Sì, guarda. Lo faccio passare attraverso la porta segreta. Eccolo! Lui, ragazzi, è Saburo.
A prima vista può sembrare un guerriero del popolo del ghiaccio, ma quando attacca capiamo che è un fortissimo guerriero del fuoco. E la sua katana si incendia, sì, e con un solo colpo distrugge i suoi nemici. Guarda, è praticamente il guerriero del fuoco, no? Esatto, guarda, taglio fiamma! È grande. Caspita! Abbiamo sconfitto i Darkans anche a Natale. Eccoci! Eccoci tornati insieme a Carlotta, ma vai, prima di vedere i tuoi disegni dobbiamo rispondere alle vostre domande e salutarvi. Allora, salutiamo Sveva, Diego Cricello, Dario Mastropietro, Antonio Robello, Mohamed, Massimo Fioro, New Kevin Chanel, Gabriel Guerra, Mustafa Nejimawi o Nejimawi, non lo so, e Nick Manolesta. Ciao! Ma rispondiamo alla fantastica domanda che ci è arrivata. Franco Cricelli ci scrive: che meraviglia, io e mio figlio Diego vi seguiamo sempre. Siete bravissimi, il mondo dei gormiti è fantastico. Diego compirà a breve 3 anni ed è già un vostro grande fan. Riferite uno show dove potrò portare mio figlio? Ci è rimasto male perché causa lavoro non siamo riusciti a vedervi. Vi sarei molto grato se lo nominaste. Faremo una letterina. Viva i gormiti, abbassi i Dark. Grazie Diego. Ciao, ciao Diego. Sicuramente continua a seguirci perché le sorprese non finiscono mai. È vero. Ragazzi, siete stati attenti a questo episodio perché vi ricordo che a fine video trovate la domanda al quiz finale. Se rispondete in modo corretto potete vincere il fantastico gormitico giveaway di oggi. E seguiteci sempre sui nostri social Facebook, Instagram e YouTube. E se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete tantissimi like, condividete e commentate. E mi raccomando, mandate il vostro disegno di Saburo a info@giochipreziosi.it. Ma adesso vediamo quello che ci ha fatto Charlotte. Sì, sono proprio curiosa, vediamo. Eccolo qua. Wow! Ma è stupendo! Ragazzi, ha disegnato proprio la squadra fiammeggiante. Wow, ma le sfumature sono fantastiche. Sono fantastiche. Ma vediamo gli sketch che ci ha fatto oggi Charlotte. Sì, sì, sì. Vai. Vediamo un po'. Cosa hai disegnato per il noi? Il primo è quando voi stavate disegnando. Wow, che bello. Ragazzi, ha disegnato anche un cuoricino. Ma sicuro è per Titano, vero? Sicuramente. Ah, visto? Allora, non capite niente. E il secondo è quando voi stavate giocando all'app. Guarda come siamo concentrati. Sì, e guarda che bei sorrisi. Sicuramente quando abbiamo vinto. Sicuramente. E poi per ultimo. E il terzo è quando voi eravate travestiti da Babbo Natale ed Elfa. E poi finalmente c'è stata una parità della sì, della cosa battaglia. Stranissima. Grazie Charlotte, sei davvero bravissima a disegnare. Grazie mille. Ma ora è arrivato un momento bellissimo della giornata. Si mangia. Wow. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio e sinceramente mi viene un po' di tristezza. Ma no, non essere triste. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie. E grazie a voi per averci seguito in tutte queste puntate. Vi aspettiamo da gennaio con altre gormitiche sorprese. Buon Natale! Adesso si mangia.